è arrivato il momento che tutti stavate aspettando, ovvero come giocherebbe Napoli. Eccolo qui, Napoli che si presenta al giorno 23 di luglio con una rosa non diciamo poi così tanto cambiata, però con degli innesti adeguati, giusti, e un nuovo allenatore, Benitez, ciao, è andato al Reale, ancora io non ci credo che è al Real Madrid ad allenare. Ma andiamo a vedere questa rosa, andiamo a vedere subito cosa ci propone il caro Maurizio Sarri. Allora ragazzi, la vera autentica prodezza del Napoli è mantenere Higuain per il momento, perché il mercato non è ancora terminato. Vi ricordo sempre che il mercato è aggiornato fino praticamente al giorno in cui viene caricato questo video. Quindi, per esempio, come potete vedere, abbiamo all'interno sia Allan che Astori, che sono praticamente arrivati ieri e l'altro ieri. Quindi è aggiornata in questi giorni. Tutti coloro che andranno a vedere questo video, tutti coloro che arriveranno dopo il 23 di luglio, saranno qua a dirmi: ma il Napoli ha comprato questo giocatore, però tu non l'hai messo nella rosa, è un guglione. Sì, può darsi, però in realtà io non posso prevedere il futuro e quindi niente, quindi... Cioè, oddio, non è che sono un indovino, arriverà un terzino destro e mal che vada un terzino sinistro. Poi, chi lo sa, sono un indovino. Beh, ragazzi, allora, andiamo ad analizzare e vedere un po' per bene questa rosa. Allora, prima di tutto, come vi ho detto, hanno mantenuto Higuain, Insigne e Caleon. Caleon che molto probabilmente, secondo me, se ne andrà o all'Atletico Madrid o comunque in un'altra squadra. Perché? Perché questa rosa dovrebbe essere così in questo momento, con Amsing indietreggiato, quindi avere tre attaccanti e tre centrocampisti. Però molto probabilmente potrebbe diventare con tre centrocampisti e un trequartista di natura, che potrebbe essere Mertens o comunque Amsic avanzato. Quindi con due attaccanti, ovvero prima e seconda punta, che potrebbe essere Higuain, Insigne o magari Gabbiadini e qualcun altro. Vabbè, penso che abbiate capito. In ogni caso, questo dovrebbe essere l'attacco titolare, mentre per quanto riguarda i due nuovi innesti sono Valdi Fiori e Allan, che si trovano qui a centrocampo dietro ad Amsic. Loro sono davanti alla difesa, dove c'è il nuovo, dove c'è l'ultimo innesto, che è Astori, che ha preso il posto di Koulibaly. E Maggio e Ghoulam si trovano sulla destra e rispettivamente Ghoulam sulla sinistra come terzini. C'è ancora Albiol come titolare di questa difesa, con rientro di Reina in porta, che scavalca le gerarchie di Rafael, che ha fatto, diciamo, discretamente nella scorsa stagione, anche se vabbè, tutti si ricordano bene il caro Pepe Ponch Reina. Vabbè, storia lunga. In ogni caso, comunque, questa dovrebbe essere la rosa che propone Sarri. Ma ora tocca alla mia rosa. Ed eccola qui, questa è la mia rosa, questo è il modulo, che praticamente è lo stesso modulo che utilizzava Benitez. Benitez che è stato anche ben insultato da Amsic, dicendogli: non cambiava mai modulo, sempre lo stesso modulo. È vero. Però c'è anche da considerare un fatto, ovvero questa squadra è costruita su questo modulo qui. Praticamente, a meno che, come vi ho detto prima, Caleon venga venduto, comunque ci siano delle vendite, la rosa dovrebbe esprimersi al meglio con questo modulo. Anche perché, per quanto riguarda FIFA, ragazzi, parliamoci chiaramente, non è la realtà, e questo modulo è tanta roba in FIFA, lo sapete benissimo. Andiamo ad analizzarlo un po' bene. Allora, come vedete, ho mantenuto Higuain in attacco, anche perché Michu non c'è più. Michu se n'è andato via. Michu se n'è andato via e non ritorna più. Poi c'è Insigne l'ho mantenuto sulla sinistra per la sua velocità e per tutto, anche perché Mertens l'ho messo come trequartista al posto di, diciamo, Amsic, come utilizzava Benitez, mentre Caleon rimane sulla sua fascia destra d'attacco. E ho indietreggiato Amsic, perché
Fifamente parlando, Hamsik è un po' lento e rispetto magari a Mertens, che tecnicamente è un pochino migliore a livello di skill, ho preferito invertirli. Ecco, secondo me potrebbe anche rendere in questo ruolo qua, mantenendo sempre Allan, mantenendo Allan in questa posizione da CDC, quindi centrocampista difensivo centrale, quindi avendo una buona alternativa difensiva a centrocampo, mantenendo sempre la difesa. Purtroppo di terzini destri abbiamo soltanto Maggio, abbastanza forte, e abbiamo Assori e Albiol che non sono male, assolutamente non sono male, e Ghoulam, che volevo, a dire la verità, volevo sostituirlo con un altro giocatore, volevo sostituirlo con Zuniga, ma vabbè, ho preferito mantenere Ghoulam. Vi faccio vedere anche la panchina. Attualmente la panchina abbiamo Rafael, abbiamo Koulibaly, abbiamo Strinic, abbiamo Valdifiori, Gabbiadini, Lopez, De Guzman, poi vabbè Andujar che dovrebbe andarsene via, come vedete Zuniga, Luperto, un bravo giovane, questi sono altri giovani, c'è Enrique, Jorginho, El Kadouri, Dezzi che dovrebbe essere abbastanza bravo visto che ha fatto una buona stagione in Serie B. Poi Hiller che è davvero fuori dal mercato. Ecco, questi due qua sono quelli che saranno più fuori dal mercato, dall'orbita Napoli, perché Hiller e Vargas sono in procinto di andarsene fuori dai Maroni, e molto probabilmente Hiller o in Turchia o magari, che ne sai, magari viene questa voglia a Sousa di andare alla Fiorentina al posto di Pizarro, sarebbe una bella alternativa. Ascoltami Fiorentina, ascoltami, prendi Hiller. E poi niente, poi Edu Vargas, che praticamente a Napoli non si sa se lo odiano oppure no, però vabbè, in teoria soldi freschi da reinvestire in terzini, a mio parere, come suggerimento molto probabilmente potrebbe arrivare Versalico del Sassuolo, potrebbe arrivare anche Sala dell'Hellas, tutti comunque molto giovani, c'è da dire la verità. Ecco, giusto, volevo ricordarvi anche le vendite, ovvero, come vi ho già detto, Michu che se n'è andato allo Swansea come fine prestito, poi c'è Gargano che è finito al Monterrey, Zapata nell'operazione di praticamente arrivo di Allan se n'è andato i 2 anni all'Udinese con un prestito secco, Britos sempre nella stessa operazione se ne va al Watford, Mesto è stato svincolato insieme a Colombo svincolato pure lui, e Uvini se n'è finito al Twente. Bene ragazzi, allora io vi ricordo che la prossima squadra siete voi a scegliere, come al solito dovete mettere l'hashtag come giocherebbe, quindi cancelletto come giocherebbe tutto maiuscolo, 2 punti la squadra che desiderate. Mi raccomando, mettete l'hashtag. Adesso non è perché abbiamo fatto il Napoli, allora non mettete più commenti, non scegliete più squadre. Anzi, questo è un buon motivo per scegliere nuove squadre di altri campionati, anche ancora di Serie A, ma anche dove vi pare, dove vi piace. L'importante è che andate su Facebook, cliccate mi piace e condividete a bomba questo video di come giocherebbe dedicato a Napoli. Bene ragazzi, allora vi ricordo che inoltre abbiamo già fatto Barcellona, Inter, Milan, Juve, Manchester City e Manchester United. Non ripetete gli stessi errori, ovvero non ripetete le squadre che abbiamo già fatto. Io vi aspetto alla prossima, ciao!